Buongiorno, sono la dottoressa Claudia Rastelli, medico iperbarico e medico estetico al Centro Iperbarico di Ravenna. Oggi vi parlerò in questo webinar di 5 strategie di benessere per affrontare in forma l'estate. Infatti, questa è la stagione in cui la nostra vita si arricchisce di eventi sociali, vita all'aperto e voglia e necessità di mostrare il proprio corpo. Complici le giornate più lunghe, la luce solare e le temperature miti, in questi giorni che precedono l'estate vera e propria, le persone si riscoprono guardandosi maggiormente allo specchio. Ci si spoglia di calze, pantaloni lunghi e maglione e nasce così la voglia di sentirsi più belli e più in ordine per affrontare eventi mondani e la famigerata prova costume. Non c'è niente di male a voler migliorare la propria forma fisica, il proprio aspetto per sentirsi più sicuri e più belli. Così ho pensato di suggerirvi 5 strategie per migliorare il viso, il corpo e prevenire l'invecchiamento cutaneo, per vivere l'estate con un pochino meno stress. Il primo consiglio è di fondamentale importanza ed è quello di seguire un regime alimentare sano ed equilibrato, con un'attività fisica costante e che tutto questo non sia limitato solamente alle settimane immediatamente antecedenti alla prova costume, ma che divenga un po' il nostro stile di vita. Perché in poche settimane, anche stando molto attenti, seguendo rigide diete o rigidi esercizi, è difficile ottenere dei risultati ottimi. Però questo è sicuramente il momento buono per iniziare a muoversi con esercizi mirati e mangiare sano, sia per il nostro aspetto fisico, ma soprattutto per scoprire come la qualità della nostra vita migliora attraverso sane abitudini alimentari e facendo dello sport. Il secondo consiglio è un trattamento di medicina estetica vera e propria, ed è la mesoterapia. Questa è utile sia a migliorare la PEFS, che è la cosiddetta, detta in gergo, cellulite, ma è anche ottima per trattare le lassità cutanee. La mesoterapia consiste in infiltrazione intradermica, cioè negli strati superficiali della cute, di principi attivi che vanno a stimolare i tessuti stessi. Praticamente sono tante piccole punturine che vengono a essere fatte nell'area che scegliamo di trattare. Se usata nella pelle a buccia d'arancia, queste microiniezioni vanno a migliorare il microcircolo locale e quindi a favorire la vascolarizzazione, con conseguente miglior apporto di nutrimenti ed ossigeno all'area trattata. Favoriremo con questa tecnica anche il drenaggio dei liquidi stagnanti e stimoleremo il metabolismo delle cellule adipose, riducendo in parte gli accumuli adiposi. La cellulite viene in quei tessuti che hanno una cattiva microcircolazione. È per questo che vanno a riorganizzarsi in strutture lobulari, che contengono, formati da tralci fibrosi che contengono grasso e liquido in eccesso. È per questo motivo che i trattamenti estetici vanno a migliorare la vascolarizzazione locale e a sovvertire questo processo di rimaneggiamento del tessuto. Ciò si tradurrà in un miglioramento dei noduli che caratterizzano la pelle a buccia d'arancia e che tanto fanno dannare le donne di tutta l'età. Volevo puntualizzare però che laddove fossero presenti accumuli adiposi più importanti, è necessario associare alla mesoterapia altre tecniche di medicina estetica, che possono essere la cavitazione, la criolipolisi o l'infiltrazione di sostanze che vanno a sciogliere il grasso o addirittura dei veri e propri interventi di chirurgia estetica, come per esempio la liposcultura. La mesoterapia viene usata anche nel trattamento delle lassità cutanee. Vengono a essere infiltrati polinucleotidi e le lassità cutanee vengono a formarsi in genere in seguito a dimagrimenti, gravidanze o semplicemente con il passare del tempo. Le zone più colpite sono senza dubbio l'addome, l'interno coscia e le braccia. Queste regioni con una pelle un po' meno tonica ritroveranno, grazie a questo trattamento, una nuova elasticità, una nuova compattezza, migliorando anche le antiestetiche smagliature laddove siano presenti. Le
Nei casi però in cui la lassità è più importante, si può associare alla mesoterapia con polinucleotidi anche l'introduzione di fili di biostimolazione che doneranno alla paziente una pelle più compatta. Il terzo consiglio è il massaggio linfodrenante, che viene fatto in associazione alla mesoterapia nel trattamento della tanto odiata cellulite. Presso il Centro Iperbarico di Ravenna, fisioterapisti esperti praticano il linfodrenaggio secondo il metodo di Vodder. Questa tecnica aiuta allo smaltimento dei liquidi accumulati nel corpo attraverso le vie linfatiche. Il quarto consiglio riguarda la cura del volto. Preparerei la pelle del volto con trattamenti di biostimolazione. In questa ragione la pelle, appunto, del volto è più delicata, più incline a segnarsi, sia per i movimenti mimici, sia per lo stile di vita e lo stress che il sole e il sale del mare provocano su di essa. Un ciclo di biostimolazione con acido ialuronico e polinucleotidi andrà a migliorare l'idratazione profonda e miglioreranno anche l'elasticità della cute del volto. Questo farà sì che la nostra pelle sarà maggiormente pronta a sopportare lo stress di un'esposizione solare, anche se una regola d'oro rimane sempre quella di usare dei buoni filtri solari e non esporsi direttamente al sole nelle ore centrali della giornata. Il quinto consiglio sono quelli che a me piace chiamare i compiti per casa, cioè quei trattamenti da svolgere al domicilio. All'atto della visita o del trattamento, in genere prescrivo delle creme o degli integratori per bocca specifici per l'inestetismo che vogliamo combattere, continuando così il lavoro fatto in ambulatorio anche a casa. Per tutti questi consigli è fondamentale la costanza ed è per questo che al Centro Iperbarico di Ravenna sono stati studiati, dei pacchetti che permettono alla paziente di seguire percorsi personalizzati, tra cui la possibilità di eseguire 5 o 10 mesoterapie in associazione a massaggi linfodrenaggi, oppure scegliere il percorso per la lassità cutanea o il percorso per la biostimolazione del volto. A questo punto sono a vostra disposizione per domande e curiosità. Abbiamo già delle domande. Allora, Elena ci scrive: buongiorno dottoressa, sono Elena e ho 33 anni. Lo scorso ottobre ho avuto il mio secondo bambino e devo dire che questa volta i segni sul mio corpo sono più evidenti dell'altra gravidanza. Sono riuscita a perdere peso, ma le smagliature e la cellulite sono lì a ricordarmi che non ho più un corpo di una ventenne. Che cosa mi consiglia tra i trattamenti proposti, visto che la mia situazione è dovuta alla gravidanza? Allora, cara Elena, immagino che con due bambini il tempo per occuparsi di te sia un pochino poco. Non dimenticare di continuare a svolgere un'attività fisica che ti aiuta sia per l'aspetto della cellulite sia per l'elasticità, perché tonificando il muscolo si tonifica in genere tutto il corpo. Per quanto riguarda invece i trattamenti estetici, ti posso proporre il nostro percorso per le lassità cutanee, in cui vengono infiltrati con un piccolo ago dei polinucleotidi in quelle zone che hanno perso magari un pochino di elasticità cutanea, in cui magari si sono segnati da delle smagliature, come per esempio può essere la pelle che ha subito lo stress della pancia, quindi a livello dell'addome. Possiamo fare questa mesoterapia con polinucleotidi. Associerei anche l'uso di una buona crema a base di acido ialuronico e polinucleotidi che miglioreranno l'elasticità e quindi tu potrai continuare a fare questo trattamento anche a casa. Per la cellulite, oltre allo sport, ti consiglio sempre il percorso mesoterapia in cui associamo infiltrazioni di sostanze che ti aiutano sia per il microcircolo sia a drenare i liquidi e completare il tutto con dei massaggi linfodrenanti e degli integratori da prendere a casa. Ti ricordo però che tutti i trattamenti di medicina estetica non vengono effettuati per tutto il periodo dell'allattamento, quindi una volta che smetterai di allattare sarai la benvenuta qui al Centro Iperbarico per svolgere i tuoi trattamenti. Abbiamo un'altra domanda, Roberta. Salve dottoressa, ho un problema di piccoli capillari evidenti alle gambe che mi deriva senza dubbio dalla genetica. Mia madre, mia zia e mia nonna soffrono da anni di vene varicose.
Io però vorrò cercare di salvarmi prima di dover correre ai ripari. Per ora si tratta solo di qualche venuzza, ma vorrei lavorare sulla prevenzione. Ho 40 anni e devo dire che sono stata fortunata perché alle donne della mia famiglia la situazione è degenerata già ai 30. Spero mi possiate dare una mano. Gentile Roberta, allora, la prima cosa che io farei è un ecodoppler delle gambe per studiare il circolo venoso. Molte volte i capillari evidenti sulla superficie delle gambe possono essere dovuti a un problema di circolo più profondo, quindi studierei come circola il sangue nelle vene delle gambe e poi, a seconda di quello che scopriamo con questo esame, prescriverei delle calze che danno una pressione che sia proporzionale a quello che si è scoperto tramite l'esame. Le calze sono fastidiose soprattutto in estate, ma sono fondamentali appunto per prevenire la fuoriuscita di questi piccoli capillari. Ti posso suggerire poi degli integratori che vanno a migliorare la circolazione delle vene e del microcircolo periferico. Se poi i capillari sono particolarmente evidenti, possiamo cancellarli con la scleroterapia, ma questo è un trattamento che viene fatto in genere nei mesi invernali perché è controindicata l'esposizione solare visto che possono formarsi delle brutte macchie. Luisa ci scrive: cara dottoressa, ho dovuto prendere per più di un anno degli psicofarmaci e prendo la pillola da diversi anni. Ora mi vedo grassa e flaccida e credo che uno dei problemi fondamentali sia la ritenzione idrica. Il consiglio di bere tanta acqua e mangiare molta frutta e verdura lo conosco bene, ma tra qualche mese vorrei andare al mare e non sentirmi del tutto una balena. Ho solo 30 anni, per favore mi dia qualche speranza. Per esempio, il linfodrenaggio di cui parla può essermi d'aiuto? Cara Luisa, è vero, il consiglio di mangiare bene e fare sport non è molto originale, ma secondo me è fondamentale se si vuole perdere peso e avere un corpo bello, tonico e magro. Molto spesso gli psicofarmaci possono alterare il senso di fame e ancora più spesso ci troviamo a sfogare i nostri dispiaceri e le nostre ansie sul cibo. Quindi credo fortemente che un regime alimentare sano e un pochino di sport sia alla base di una buona salute sia fisica che mentale. Per quanto riguarda la medicina estetica, ottimo per il tuo problema può essere sì il ciclo di massaggi linfodrenanti associati alla mesoterapia, perché questo va appunto a drenare i liquidi accumulati e a migliorare la cellulite, che oltretutto un pochino va a peggiorare con la terapia ormonale, quindi la terapia anticoncezionale. Tutto questo associato agli integratori che ti aiutano a smobilizzare i liquidi del corpo ti farà sentire un po' meno gonfia. Non abbiamo altre domande? Io vi ringrazio per l'attenzione e per la partecipazione, vi auguro una buona giornata e vi invito a contattarci per qualsiasi informazione o curiosità allo 0544 500 152 o a mail segreteria@iperbaricoravenna.it e le nostre segretarie del centro iperbarico saranno felici di rispondere, oppure vi chiamerò o prenderete un appuntamento con me. Per ora vi auguro una buona giornata e buon proseguimento.